Ciao e benvenuti in un nuovo video. Sì, lo so, mi sto facendo prendere la mano, ma alla grande. Dunque, anche oggi vi voglio mostrare un po' di palette di Shein. Queste sono le ultime che ho preso e mi piacciono tanto. Non lo so come ho fatto fino adesso senza Shein. Non costano tante, hanno una gamma di colori davvero infinita, gli accostamenti sono perfetti e soprattutto la pigmentazione, cioè. Questo l'ho fatto con una palette oggi. Così, parliamone, mi piacciono. Guardando comunque i marchi low cost, questo supera tanti altri marchi, quindi mi piace davvero tantissimo. E per l'occasione ho provato anche due illuminanti, che oltretutto sono ancora chiusi, non ho ancora aperto, mentre le palette, almeno per vedere che fossero integre, sì, almeno quelle, anche se sono ancora nella loro confezione. Ma adesso bando alle ciance e ve le mostro, salviettine alla mano, ovviamente. Allora, dunque, partirei con l'edizione ed è primavera-estate, che sono queste due, così vi faccio vedere anche le differenze, perché vedete che una è grande e una è più piccola. Quella più piccola 5 euro, quella più grande 6 euro. Partiamo con questa, che adesso apriamo, è la Eye Candy Palette, anche perché poi le scatole non mi servono, è uguale. E dietro non ve l'ho mai detto, ma dietro c'è anche il nome dei colori. Allora, eccola qua, via la plastica. Allora, bellissimo il fatto che abbia gli orsetti gommosi, ma i colori, cioè sempre troviamo, sempre. Proviamo a fare così, eccoci. Allora, sempre degli opachi, molto belli, degli shimmer e dei metallizzati. Ve ne mostro qualcuno. Intanto c'è sempre il colore più chiaro, che è sempre il più chiaro, ma è perfetto come colore di base. Cioè, io lo trovo perfetto. Ma adesso vediamo di vedere un po' ed è qualche opaco e vediamoli tutti. Così oggi ci piace, guardiamoli tutti. Guardiamo gli opachi. 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Non vi ho fatto vedere il color burro, ma ok, questi sono gli opachi. 1, 2, 3 e 4. Poi adesso ci puliamo la mano, salviettina, ok, e andiamo con quelli metallizzati, che sono 1, 2, 3. Questo qui lo lascio per ultimo perché voglio vederlo anch'io che non ho ancora provato. Quindi 1, 2, 3. Ve lo dico dopo, però sì, ve lo voglio dire. 1, 2 e 3. Adesso voglio dirvelo. Ad esempio, questo tipo di metallizzato, vedete che. Aspettate perché ho le mani sporche. Sembra quasi una cialda in crema, guardate, passandoci sopra, e sono più o meno tutti così. È vero, si rovina un pochino la cialda, però il colore è questo. Ve l'ho già fatto vedere, ma lo ripassiamo ad esempio qui, così. Ha proprio un effetto bagnato, bellissimo. Sono molto simili questi. Quasi tutti quelli metallizzati hanno questa consistenza. Ma adesso ci puliamo le mani perché voglio vedere quello centrale per capire se è bellissimo o se è un fail. Eccoci qui. Allora, voglio vedere questo centrale, che dovrebbe essere così. Lo proviamo qui. Bello. Questo qui. Molto bello, molto bello. Adesso, tutto in diretta, ci puliamo la mano perché intanto vado avanti a parlare, così si asciuga e non falsiamo i colori. Lo avete provato poi il primer di Shiglam, quello che avevo detto l'altra volta nel video? Provatelo perché davvero è fantastico. Quindi palette con ottima, ottima pigmentazione, anche questa ci piace.
la mettiamo qui così non cade, e noi andiamo intanto a questa, sempre della collezione primavera-estate, è bellissima perché ha veri strawberry palette, ha le fragoline, questa è quella da 6 euro, eccola qua, dietro ha sempre i colori, e vediamo. Aspettate che tolgo anche la plastica. Allora, l'unico che non mi entusiasma è ovviamente il giallo, per ovvi motivi. Ma ho pensato una palette del genere per un colore, chi se ne frega, non lo uso. Allora, via tutto quanto di nuovo. Io quando devo fare i video, i cani devono abbaiare, è normale. È normale. Quindi adesso vediamo. I cani abbaiano perché stanno passando altri cani. Tutto normale. Allora, dunque, stavamo dicendo, abbiamo ed è un chiaro, uno scuro, il trucco si può fare tutto, buona scelta di colori, però a dirla tutta, tra le due, questa la vedo più completa alla fine, perché comunque ha il panna e poi quello più scuro opaco, mentre in questa il più scuro effettivamente opaco c'è, ma è questo qui che è un marroncino. Effettivamente però ci sta. Allora, vediamo gli opachi, di cui abbiamo comunque questo che sarà il classico, sì, classicissimo, ma è ottimo come colore di base. Questo qui, pensavo fosse opaco, invece ha delle leggere luminescenze. Allora, a questo punto vediamo 1, 2, 3, 4, 5, perché il panna l'ho escluso, vediamo questi qui, di cui vediamo anche questo giallo come si comporta. Allora, questo qui, poi il giallo, il rosa, questo marrone qui, e poi proviamo il marrone più scuro. Sì, non avevo più dito, ho provato col pollice. Allora, partiamo, ve li mostro. Sì, è quello che pensavo. Allora, dal più chiaro, questo qui. Ok, il giallo non mi entusiasma, questo rosa è bellissimo. Questo colore qui, che è questo qui, You Are Toast. Questo qui è perfettamente del mio colore, cioè perfetto, perfetto proprio. Infatti lo ripasso anche, ma non si vede, cioè proprio è lui. Perfetto per uniformare. E il marrone più scuro è questo qui, bello ma classico. Ma io questa palette non l'ho scelta certo per gli opachi che ci servono come base per gli ombretto, ma per questi dei metallizzati, cioè shimmer metallizzati stupendi, che devono essere stupendi. Ma adesso facciamo asciugare, non voglio falsare niente. Quanto sono di minuti? Oh, 8 minuti e devo ancora fare due palette. Vabbè. Oggi vi tengo compagnia. Partiamo con questo che è vabbè, facciamo che i nomi non ve li leggo anche perché sono scritti piccolissimi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. 1, questo. Il 2 devo vedere. Si sentono proprio, si sente che è glitteroso. Si sente che è un po' ruvidino. 2, mi hanno detto. Si sentono alcuni, che, i primi due che sono proprio glitterosi, mentre gli altri sono quasi effetto bagnato. Allora, li proviamo qui. No, vabbè. No, vabbè. Sì, luce ne abbiamo. Uno più bello dell'altro. Uno più bello dell'altro ed è quelli due che mi immaginavo, quindi questo e questo, che sono quelli che mi immaginavo, ovviamente, sono quelli che fanno un pochino di luce. Proviamo con le dita giuste a sfumare. Ok, e l'altro è questo, no, perché non voglio poi. No, vabbè, e gli altri due guardatevi. Anche, aspettate, sempre con le dita giuste perché non voglio andare a falsare il colore.
piace alla grande e oltretutto sono super super scriventi. Lasciano un po' di brillantini con la salvietta. Quando ci sono dei metallizzati o dei glitter in questo caso, anche se non si perdono tanto, un primer mettetelo. Vedete che un po' di brillantini sono rimasti, ma è vero che ho anche i brillantini della palette precedente, quindi ci sta. In tutto questo non è polverosa. Io una cosa che, cioè, guardate anche qui, vedete che si vedrebbe bene sullo scuro, non è polverosa. Cioè io queste palette non capisco perché non sono polverose. È vero, perdono un pochetto di brillantini, ma adesso usiamo una salviettina nuova e vediamo. Ma non sono polverose, no? Non riesco a capire con quale magia riescono a non farle essere polverose. Ok, adesso abbiamo tolto tutti i brillantini, andiamo avanti in questo video. Su, su, su. Altre due palette, queste sono più meno estive, sempre da 5 euro e sempre da 6 euro. Partiamo con questa che è la Untamed. Adesso la vediamo. Ok, anche questa ha un colore che vi sfido a scoprire qual è, che non userò, ma per il resto io ho visto due colori, ho detto mia. Avete già capito qual è il colore che non uso, ma quali gli altri che mi possono piacere. Allora, Pet Me. Sarà classicissimo, sì, c'è sempre un colore classico. Ah, non ve l'ho detto, ma c'è anche l'opaco, marrone opaco scuro. Piace. Proviamolo però, è proprio, lo uso per transizione, questo è bello. Allora, proviamo gli scuri, gli opachi, quindi 1, 2, 3 e il marrone scuro centrale. Il burro lo lasciamo sempre stare. Perché io lo uso su tutto il burro, quindi per dare un attimo definizione ed è per mischiare gli altri, mischiare, ciao, buonanotte, mischiare, è giusto, per sfumare gli altri, proprio lo uso per tutto, partiamo, comunque, uno, due, il giallo, ok, appoggiamo, ma sapete che il giallo non è neanche tanto giallo? Lo riprovo, aspettate, ve lo faccio vedere e poi lo riprovo. È un giallo. No, non è neanche tanto giallo, ci mi piace. È nei toni della terra, questo è nei colori della terra, quindi forse è per questo, però ci piace. Puliamo la manina e adesso andiamo con gli altri, di cui sempre così potrebbe piacermi come no, ed è questo verde, poi dopo ci sono questo qui, questo. E devo capire questa specie di damascato. Allora, partiamo con questo che è un verde con pearlescenze e iridescenze gialle. Punto luce ci può stare. Vediamo questo qua. Ok. E poi questo è un glitter. Infatti è un bel glitter. E questo damascato. Vediamo cosa combinerà. Ah. Ah, proviamoli. Cioè, questo qui sembra quasi bagnato come texture. Cioè. E anche gli altri sono stupendi. Provo a sfumarvelo per vedere se perde colore, ma non perde colore. Finché ci sono, per non sbagliare, sfumo anche gli altri. Questo damascato alla fine è quello che dico più classico, ma guardate gli altri, cioè, riflessa così, vedo anche che l'orologio ha delle impronte meravigliose, potevo anche pulirlo prima, vabbè. No, vabbè, questa dei toni della terra è uno spettacolo. Cioè, io non lo so, signori di Cine, mi pagate per questi video, no? Perché io continuo a parlarvene bene e oltretutto le compro io.
Il bello è che si possono applicare con i pennelli, con le dita, si sfumano. Cioè, una cosa, non lo so, io sto diventando matta per queste palette, perché queste sono quelle che piacciono a me, ma ce ne sono tantissime altre. Cioè, i blu devono essere bellissimi, ma io non farei mai un trucco blu. Ultima, currently covering. Coveting. Io non le scelgo per i nomi, li scelgo per i colori dentro. Perché quando vedo, escono delle palette nuove una volta al mese, quindi le potete anche starci dietro tranquillamente. Ma io questa, secondo me questa non l'ho neanche aperta quando è arrivata. Era talmente dura. Infatti, mi piaceva per la scelta colori. Aspettate, le pieghiamo sempre. Mi piaceva perché è abbastanza classica, sì, ma ho visto dei colori che ho detto li voglio provare. Poi mi piaceva questa qua da 6 euro, un colore chiaro come nell'altra, chiaro, un colore chiaro sempre, però glitter, che in questo caso come punto luce è perfetto, un marrone scuro, io li trovo completa. Io direi di iniziare a provarli perché in questo caso sono più gli opachi che i metallizzati. Andiamo, li proviamo tutti. Quindi 1, 2, 3 e facciamo così intanto. All'ultima fila? Ah, ma l'ultimo in fondo, pensavo fosse opaco, invece non è completamente opaco, c'è dei brillantini. Vediamo questi qua che intanto pensavo fossero del mio colore di pelle. E invece riescono a farsi vedere lo stesso. E questa cosa ci piace. Poi andiamo avanti. Perché a questo punto facciamo 1, 1, 2 e l'ultimo opaco lo lasciamo in fondo. Quindi 1, aspettate 2. E il marrone lo lasciamo qui, così li facciamo tutte e tre. Allora, 1. 2 e 3, il marrone è marrone. Cioè. No, è quella più classica che forse potete dire, avete ragione, colori che fronte alle altre, questi sono più classici, ma che però mi piacevano. Ma adesso che ho pulito, asciughiamo e andiamo con i metallizzati. Allora, questo qui che deve essere bellissimo. Speriamo questo, l'oro e il viola sembra cremoso e poi a questo punto ho finito le dita ma non voglio pulirmi due volte. Quando uso il pollice la sporco sempre tanto, ma sono io. Alla fine non ho capito se è leggera illuminescenza o che cosa questo viola, ma lo vediamo in ultimo. Dove la metto? Li mettiamo qui. Il primo mi aspettavo tante cose, vediamo di sfumarlo un po'. Una volta sfumato, questa cosa luminosa, ottimo come punto luce. Come punto luce ci sta. E gli altri, cioè, che dire, sono bellissimi, a me piacciono. Ma ora ci puliamo al volo, bene bene, perché voglio provare con voi gli illuminanti perché non li ho ancora provati, non li ho neanche aperti perché sono arrivati oggi. Ebbene sì, sono talmente pigmentati che devo cambiare salviettine molto spesso. In questo caso ho finito anche salviettine che non c'entrano niente, ma le salviettine struccanti di Bottega Verde, buone, molto buone, rimuovono tutto e sono piccine, eh. Sono piccine, però in questo caso mi piacciono. Non sono neanche troppo profumate. Voilà. E basta palette, andiamo agli illuminanti perché ho letto mousse highlighter, mousse illuminante, li devo provare. Sono due. Questo è Pink Promise e l'altro è Moonbeam, speriamo.
3,1 grammi e oltretutto hanno la confezione in plastica. Poi vengono così, classico classico. Allora, questo è Pink Promise. Tiriamo fuori anche l'altro. Ok. Uno sottotono rosa, uno sottotono dorato. Uno facile da aprire, uno mi partirà perché non si apre. Uno l'ho già aperto, quindi perché tu non ti apri? Sto andando piano perché non voglio che mi parta, che mi cada. Insomma, un attimo. A mali estremi, estremi rimedi, quindi sono questi due. Proviamo il primo che è Pink Promise. Ma perché mousse? È solido. Vabbè che è abbastanza cremoso. Bellino. Proprio discreto. Andiamo con Moonbeam. Che è lui. Sì, non è che sono i mousse, sono. È una cialda compatta che però è sembra quasi cremosa. Una sottotono dorato, una sottotono rosa. Anche lui è molto discreto. Il secondo. Allora, ci piace. Almeno a me piacciono. Anche perché sono comunque sfumabili. Sfumati sono molto più discreti, c'è questo leggero effetto bagnato che non mi dispiace. E 3 euro l'uno, se non sbaglio, ma sapete che io prendo sempre tutto comunque con le promozioni, non prendo mai niente a prezzo pieno perché non so se conoscete Shein e l'app, ma comunque basta fare il login giornaliero e si accumulano dei punti e io prendo con i punti, cioè con lo sconto con i punti. Quindi io adesso ho pulito tutto. Fatemi sapere qui sotto quale palette vi è piaciuta di più tra tutte queste. Io sono indecisa tra questa e questa. Anche questa qua, primavera estate, secondo me in estate soprattutto è molto bella. Quella che mi ha de detto meno è questa qui, ma me l'aspettavo solo perché ha dei colori che ero curiosa di provare. E questa dedicata ai colori della terra per me è stupenda. Questo verde non avrei mai detto, ma è bellissimo. Gli illuminanti sicuramente in estate io li uso in estate, non tendo a fare proprio le boom, botta di colore, ma un pochetto in estate questo effetto bagnato specchiato ci piace. Già sudiamo, già mi lucido, lucidiamoci di più. E niente, io spero di essere stata fatto tutto per compagnia, fatto conoscere alcuni prodotti. Se così magari guardavate queste palette, qualcuna vi può incuriosire di più. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!